Dopo l'intervista a Luca Notari, che era protagonista, che è il protagonista di All'ombra del Conte, abbiamo Maurizio Semeraro che ha curato la regia insieme a Vito Di Leo e Antonio Torella, che ha scritto anche le musiche di All'ombra del Conte. Ciao Maurizio. Ciao Silvia, ciao a tutti, buongiorno, Allora, ci buongiorno. siamo lasciati con la divisa in Viva Zorro qualche tempo Sì, fa. Ma esatto. ci siamo visti anche precedentemente in Aladdin, nei Promessi Sposi, Poveri ma Belli, e in questo caso invece regia associata di Maurizio Semeraro. Come mai? Come sei arrivato a conoscere questo spettacolo? Per caso, e queste cose accadono sempre così per combinazione, almeno spesso. Dunque, Vito è un ragazzo che conoscevo soprattutto di nome, vicino e di conversami ogni tanto, siamo molto vicini. E un giorno sono andato da lui per fare una sostituzione perché ha una scuola che si chiama On Stage, una scuola di musical qui a Conversano, e ho dovuto sostituire l'insegnante di recitazione Valentina Gadaleta. E tra un discorso e l'altro ho tirato fuori questa cosa del Conte di Conversano, ancora non c'è ripetuto All'ombra del Conte, ma non sapevo esattamente di cosa si trattasse. Me ne ha parlato e la cosa mi ha più che interessato, perché la storia è veramente particolare, la storia e la leggenda insieme sono veramente molto, molto particolari. E quindi questa idea di fare un musical su un personaggio storico comunque della nostra terra. Che sia la Puglia, sì, noi parliamo ovviamente della Puglia, però insomma riguarda un po' tutto il sud Italia, perché all'epoca la contea di Conversano era tutto il regno di Napoli e si estendeva veramente fino a Basilicata, Calabria, Sicilia, pezzo del Molise, quindi era veramente Basta. molto grande, e anche la Campania. Quindi ho detto ma, che mi interessava assolutamente farlo, e all'inizio mi propose soltanto di partecipare dal punto di vista attoriale con un ruolo Sì, infatti poi lo nello spettacolo. Poi, ricordiamo. sì, poi mano a mano, chiacchierando, se comunque ci si incontrava ogni tanto, è venuta fuori quest'idea di collaborazione, perché ovviamente poi quando un progetto ti prende cominci a pensarci anche quando non vuoi, è Ecco. così che succede. E quindi venivano in mente le idee. L'idea di prendere la storia assolutamente per quello che era, aggiungendoci le leggende, ma romanzandola per renderla fruibile a tutti, non soltanto a chi avesse interesse nella storia di Conversano. E quindi è cominciata insomma un po' la scrittura insieme a Vito. Quindi dal solo essere attore ho cominciato questa idea di scrittura, e poi man mano che scrivi, inevitabilmente, almeno per me è così, la immagini già in scena. E quindi un po' dell'altro, alla fine abbiamo detto ma perché non ce la facciamo insieme alla regia? E così è stato. Poi quando ho saputo che c'era Antonio Torella, un artista con cui avevo già lavorato più di una volta, il quale insomma amo dal senso dal punto di vista fisico e umano, ho detto ma a questo punto sicuramente la cosa comincia a diventare molto molto interessante. Aggiungo, infatti le musiche sono eccezionali. Antonio ha una cultura di musicale e di musical immensa, e si ispira al musical del West End e di Broadway in maniera eccezionale, e devo dire, ne ho visti un po' di musical, devo dire che in Italia secondo me una cosa del genere a livello musicale non ce ne sono state tante, ecco, mettiamola così. È molto molto Sprizza molto l'occhio ai più bei musical del West End e di Broadway. E ovviamente non abbiamo l'orchestra dal vivo, però insomma i pezzi sono veramente molto molto belli. E quindi niente, abbiamo cominciato a lavorare, poi è venuto fuori questa idea di scenografia, che non è una scenografia, ma abbiamo un Un led LED wall, wall sì. da 8 metri di larghezza e per 4 di altezza, quindi uno schermo enorme, che non Sì. è una proiezione ma è un led wall, quindi è una cosa che questa che si è vista poco in un musical, si è vista molto nei concerti, ma nel musical rare volte, con la possibilità di utilizzare una grafica 3D che potesse anche essere, diciamo così, potesse come si dice, essere dinamica e quindi non una scena fissa. Con la possibilità di fare dei cambi, di esprimere dei concetti anche dal punto di vista scenografico e non soltanto musicale e attoriale, con l'idea di inserire degli elementi scenici che fossero totalmente neutri, quindi abbiamo soltanto
della roba in scena in ferro nero, più scheletrica possibile, per non andare a dar fastidio alla scenografia che viene dal LED. Insomma, tante cose nuove, tanti input, come si fa a dire di no? Certo. E quindi via, partita questo trip, questo viaggio, che è stato ed è adesso, forse adesso è la parte più bella, la parte più difficile. Siamo all'ultimo momento della salita, sono gli ultimi 2 chilometri della salita che sono i più pesanti, perché adesso c'è tutto quanto, quindi, però è stato ed è un viaggio bellissimo, e sono felicissimo di averlo fatto. Si è dimostrato un team affiatatissimo. Vito Di Leo ha grandi idee, è una persona di dinamica politica, è riuscito ad ottenere delle cose difficili da ottenere. Antonio, non voglio ripetermi, ma ha scritto delle cose meravigliose. In più, la cosa bella è che c'è stata collaborazione, per cui nel testo abbiamo inserito comunque le idee di Antonio, perché se ne parlava e lui ha avuto delle idee, allora le abbiamo inserite nel testo, così come nella regia. Io e Vito ci siamo permessi di dire la nostra sulle musiche e sui testi delle canzoni, quindi insomma è una collaborazione veramente in toto. È una sinergia. Esatto, veramente sinergia, non si trova spesso, devo dire che sono veramente felice. Poi per di più ho comunque il mio piccolo ruolo, ecco, in scena, faccio la parte del vice re. Parliamo di questo vice re. Ecco, che ruolo è? Com'è? Il vice re di Napoli è il cugino della moglie di Gian Girolamo. Diciamo, mi piace quando si comincia la mano della moglie, deve andare da vice re a chiedergliela. Ah, ok. E questo vice re è il vice re di Napoli, di Spagna, che è ovviamente distanza a Napoli, e ovviamente abbiamo cercato di renderlo il più simpatico possibile, senza però dimenticare quello che è il potere, per cui un abbastanza viscido e anche un pochino tanto mafioso, per cui, però ovviamente in maniera molto, molto grottesca e divertente, ci sono dei pezzi, un pezzo musicale del primo atto che è veramente una gioia per gli occhi e per le orecchie, ovviamente si ispira alla Tarantella, insomma molto molto divertente, quindi anche questa è una cosa che in realtà è diventata così, all'inizio non doveva essere così questo ruolo, poi a fuori di scrivere ti rendi conto che mancano delle cose, vanno aggiunte, allora cerchi la soluzione. Abbiamo trovato questa idea di rendere molto grottesco e divertente questo personaggio, nonostante sia viscido e importante dal punto di vista della trama politica dello spettacolo, però funziona, secondo me funziona molto. Oddio, ho detto quasi tutto. Hai detto quasi tutto, no, ricordiamo che lo... più, no, ma io ti lascio parlare perché comunque è piacevole scoprire cose nuove, perché appunto è un debutto nazionale che sarà il 28, 29, 30 marzo, quindi anch'io non lo conosco, sono tutto orecchi per capire di che cosa si tratta. E quindi siamo quasi lì, e praticamente poi dopo queste date si spera di vederlo ancora in Puglia, ma anche in Italia? Guarda, stiamo, e questo è ovviamente questa è una cosa di cui si sta occupando soprattutto Vito Di Leo, che oltre ad essere l'autore, il regista, è anche un po' l'ideatore, il produttore, colui che si sta mettendo l'anima, il corpo e anche la parte materiale. E abbiamo dei contatti per quest'estate per fare delle sfide, addirittura in un'arena, se diciamo un'arena qui in Puglia, a Molfetta. Abbiamo, guarda, proprio qualche minuto fa ho avuto un contatto anche da Giancarlo Capito, che quest'estate organizza un bellissimo stage in Puglia con Manuel Frattini, Andrea Catici, di Stefano, da Verzicco, per partecipare come ospiti a questa manifestazione, e stiamo vedendo di riuscire a organizzare il tutto. E insomma, l'interesse c'è, l'interesse c'è. Noi si fa e si invita la gente a vedere lo spettacolo. Noi ce la mettiamo tutta per riuscire a portarlo dappertutto. Allora, da tantissimi fattori. Certo, ricordiamo ancora l'appuntamento 28, 29, 30 marzo. 29 e 30 marzo, sì. A Conversano. Sia Conversano, provincia di Bari, Conversano, Teatro Norba. Ok, i biglietti, come abbiamo ricordato, per Luca Notari, info 080 321 8864. Non mi resta che dare l'appuntamento a tutti in teatro, sperando poi di vedervi anche nel resto dell'Italia. Grazie Maurizio. Grazie a te, figlio, grazie. Ciao, un ciao. Abbraccio, un bacione a tutti. Ciao, grazie. Ciao, ciao.